Quindi dal merito alla procedura, lascio quindi la parola al collega, l'avvocato Gianluca Iorio. Ovviamente cercherò di essere breve e rispettare gli orari. Vorrei solo tratteggiarvi alcune questioni che il tema di responsabilità non solo degli organi di controllo, ma anche dell'organo amministrativo si hanno all'interno o con l'esecuzione di una procedura concorsuale, che non è necessariamente il fallimento, ma che può essere anche appunto il concordato, strumento che oggi è molto usato e mi verrebbe da dire anche abusato da parte delle imprese anche per finalità che non siano proprio quelle di risolvere la crisi dell'impresa, ma questo direi che è un fatto noto. Tre spunti di riflessione. Uno, collegandomi a quello che ha appena detto il professor Meruzzi, cioè il fatto che al manifestarsi di una crisi di impresa, anche su questo dovremmo discutere, cercare di capire che cos'è la crisi di impresa e quando ce l'abbiamo. Ma poi al conclamarsi della crisi e forse dello stato di decozione, il sorgere di procedure concorsuali comporta fondamentalmente per l'organo amministrativo e di converso anche per l'organo di controllo il sorgere di responsabilità che sono di oneri e responsabilità che in parte sono diversi da quelli che noi troviamo nelle azioni di responsabilità, chiamiamole non all'interno di una procedura concorsuale. Forse è il caso di fare una brevissima premessa del fatto che le azioni di responsabilità, io adesso non ho una statistica aggiornata, ma se noi andassimo a verificare in un repertorio, le azioni di responsabilità verso amministratori sindaci, la stragrande maggioranza avvengono all'interno di procedure concorsuali, sia per ragioni ovvie del nostro sistema, per cui il socio di maggioranza che nomina amministratori e sindaci difficilmente fa azioni di responsabilità agli amministratori e sindaci, a meno che non cambi il controllo della società, ed è cosa abbastanza difficile nelle società italiane, sia per i costi che queste azioni hanno dal punto di vista pratico, quindi è difficile che i creditori agiscano ex 2394 e ancor meno che lo facciano i soci di minoranza con l'azione del 2393 bis, sono comunque legittimati a farlo, ma anticipando i costi che poi eventualmente mi verranno rimborsati dalla società. E pertanto le azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci originano dalle procedure concorsuali grazie alla norma che è del 2393 bis, che dice che il curatore fallimentare agisce sia con l'azione di responsabilità sociale, 2392, sia con l'azione di responsabilità dei creditori. È 2394 bis, scusate. E questo fa sì che il curatore, nell'ambito della procedura concorsuale, possa utilizzare sia l'azione contrattuale, quella della società verso amministratori sindaci, con un beneficio dal punto di vista dell'onere della prova, deve limitarsi a provare l'inadempimento agli obblighi che sono in capo ad amministratori e sindaci, evitando quindi l'esercizio dell'azione extracontrattuale, che è quella dei creditori sociali, anche se su questo vi è dottrina che ritiene che si tratti comunque di un'azione contrattuale, ma in via subrogatoria rispetto a quella della società. Ma non entriamo in questo aspetto. Quello che conta è che il curatore ha la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità sia quella sociale che quella dei creditori, a tutela appunto dei creditori e dei soci. Questo porta molto spesso i curatori a esercitare appunto l'azione di responsabilità verso amministratori e sindaci. Anche spinto da che cosa? Dal fatto che quando viene dichiarato il fallimento non troviamo più nulla all'interno della società. Quindi per rimpinguare il patrimonio sociale la soluzione, ahimè, è quella di andare a prendersela se risultano delle responsabilità con amministratori e oggi sempre di più, e questo è da rilevare, verso i sindaci quali, ricordiamo, è un dettaglio che però non è così un dettaglio, sono obbligati ad avere un'assicurazione professionale. Quindi, nell'ipotesi in cui non vi siano atti dolosi, ma un atto colposo, molte volte è l'assicurazione che copre la responsabilità del sindaco. Gli amministratori non sono, nel nostro ordinamento ad oggi, obbligati ad avere un'assicurazione professionale, non è come nelle società nordamericane, dove è la stessa società che stipula assicurazioni per amministratori e sindaci pagando nei premi. Quindi, da una parte notiamo il tentativo di coinvolgimento non solo degli amministratori ma anche dei sindaci nella responsabilità e la responsabilità dei sindaci è, come
giustamente sostenuto, detto dal professor Meluzzi, quella diretta per non aver utilizzato gli strumenti societari che la legge mette a disposizione dei sindaci per esercitare quel controllo, ed è poi una responsabilità indiretta collegata a quella degli amministratori, per cui noi dovremo dimostrare da un lato la responsabilità dell'amministratore e poi dall'altro il mancato esercizio del controllo da parte dei sindaci. Questo controllo è fondato oggi sulla verifica dell'adeguatezza degli assetti, ma anche e soprattutto sul dovere di agire informato. Dovere di agire informato che non riguarda solo gli amministratori delegati e deleganti, ma anche gli organi di controllo come il collegio sindacale. Vi dicevo, al di là di questo, all'interno, al verificarsi della situazione di crisi d'impresa, noi troviamo che gli amministratori e i sindaci hanno degli oneri maggiori rispetto a quelli che hanno, e quindi dei doveri maggiori rispetto alla situazione di vita non patologica dell'impresa, perché se normalmente gli amministratori sono tenuti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale come dovere generale, nel momento in cui si manifesta uno stato di crisi questo dovere diventa molto più stringente, anche perché la perdita del capitale comporta poi il verificarsi della decozione e quindi l'avvio della procedura. Non solo, vi volevo segnalare, come si diceva, che quindi al di là degli obblighi che normalmente stanno in capo agli amministratori e ai sindaci di verificare che gli amministratori eseguano questi obblighi di verifica della situazione patrimoniale della società e eventualmente di impostazione di tutte quelle azioni societarie che sono volte a rintuzzare la crisi che si sta manifestando, quindi evidenziazione di eventuali situazioni di caso di scioglimento della società, obbligo di convocare l'assemblea e sottoporre ai soci le scelte di o ricapitalizzare o liquidare la società. Ma a quel punto gli amministratori vengono gravati di un onere molto forte, è quello di rendersi conto se, andando avanti con una gestione operativa della società, questo porti ad aggravare la situazione patrimoniale della società. Quindi prima di aggravarla è necessario che gli amministratori si fermino e sottopongano ai soci la decisione se ricapitalizzare o sciogliere. In particolare l'articolo 182 sexies della legge fallimentare, con riferimento alla presentazione delle domande di concordato preventivo, di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di una proposta di accordo di ristrutturazione, ha introdotto nell'ultima riforma, diciamo così, la possibilità che al presentare, al momento in cui si decide di presentare una domanda di concordato, ripeto, un accordo di ristrutturazione, si congela l'obbligo degli amministratori di portare all'Assemblea la decisione sulla ricapitalizzazione o sullo scioglimento della società, cioè gli obblighi previsti fondamentalmente dal 2482 bis. Questo non vuol dire che gli amministratori abbiano meno responsabilità, ne avranno di più, perché da una parte risponderanno se, avendolo potuto, non hanno presentato la domanda di concordato, e dall'altra parte, non avendola presentata, non hanno nemmeno operato per sottoporre all'assemblea dei soci o la ricapitalizzazione o lo scioglimento, quindi andando ad aggravare lo stato, diciamo, di dissesto della società. Quello che poi noi troviamo nella normativa fallimentare, dove si dice che tra le ipotesi di reato di bancarotta abbiamo anche l'aggravamento dello stato di dissesto. E quindi questo è un primo aspetto. All'interno delle procedure fallimentari la responsabilità degli amministratori e di conseguenza dei sindaci che devono verificare l'operato degli amministratori, e non dimentichiamo che i sindaci hanno il potere di sostituirsi negli amministratori. Se gli amministratori non convocano l'assemblea, sono i sindaci che dovranno convocarla per sottoporre ai soci la questione della ricapitalizzazione dello scioglimento. Così come i sindaci hanno il potere di fare la denuncia al tribunale, 2409, quindi di gravi irregolarità. A me è capitato di vedere un collegio sindacale che per 2 anni ha detto ai soci: guarda che gli amministratori stanno facendo cose che non vanno bene, è il caso che vi muoviate, facendone valere la responsabilità. Il problema è che questo non sgrava di responsabilità ai sindaci. Sarebbero stati gli stessi sindaci, lo stesso collegio sindacale a dover agire. Ora non vi dico qual è la società,
è stata sui giornali fino alla settimana scorsa. Per cui vedremo se questi sindaci verranno chiamati a rispondere, perché pare che ora si siano attivati per far valere l'azione di responsabilità degli amministratori, però diciamo che questo forse è un po' tardivo. Quindi, primo aspetto, all'interno delle procedure concorsuali abbiamo questo ampliamento dei doveri dei sindaci e degli amministratori dei sindaci, con conseguente aggravamento delle loro responsabilità, quindi necessità di maggiore attenzione. Un secondo aspetto che vorrei portare alla vostra attenzione è il fatto che nel momento in cui si avvia una procedura concorsuale, il rischio è quello che amministratori e sindaci non vengano chiamati a rispondere solo dal punto di vista civile, ma anche e altresì dal punto di vista penale. Ricordatevi che non impedire un fatto che sia ritenuto di impedire equivale a cagionarlo quel fatto, articolo 40 del codice penale. E quindi i sindaci in particolare, adesso il discorso sugli amministratori lo lasciamo lì, ma sui sindaci ultimamente la Cassazione è intervenuta molto spesso, proprio la Cassazione penale, per dirci che cosa? Che quell'obbligo di vigilanza che incombe in capo ai sindaci deve essere esercitato in modo tale da cercare di evitare la commissione del reato da parte degli amministratori, altrimenti il rischio è che i sindaci partecipino con un concorso al reato stesso. Su questo vi vorrei solo segnalare una sentenza abbastanza recente della Cassazione penale, che è la numero 26.399 del 2014. Io mi spavento sempre a vedere come aumentano i numeri delle sentenze di Cassazione, ma diciamo 26.399 del 2014, che proprio si occupa del concorso dei sindaci in bancarotta fraudolenta degli amministratori, e qua ci sono alcuni passaggi della sentenza che sono interessanti, uno in particolare che si lega a quanto diceva prima il professor Meruzzi, perché noi abbiamo sempre la difficoltà di distinguere tra controllo di merito dell'organo amministrativo sui delegati e controllo di legittimità dei sindaci sull'operato di tutti gli amministratori. E qui a un certo punto la Cassazione dice che l'obbligo di vigilanza dei sindaci non è limitato al mero controllo contabile, ma deve estendersi anche al contenuto della gestione, ai sensi del 2403 e 2403 bis, così che il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, quindi la Cassazione lo precisa, dice non stiamo a discutere che i sindaci devono ingerirsi nelle scelte imprenditoriali, tuttavia non si risolve neppure in una mera verifica contabile, limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende anche un minimo di riscontro tra la realtà effettiva e sua rappresentazione contabile. Qui la Cassazione non lo dice espressamente, ma è chiaro il riferimento all'obbligo di agire informato. Io devo informarmi, devo avere le informazioni sufficienti e necessarie che mi consentono di esercitare un controllo. Questa idea della necessità di agire informati, dell'obbligo di agire informati, e quindi la violazione dell'obbligo comporta il sorgere di una responsabilità civile, sicuramente, ma anche forse penale per i controllori, era già stata manifestata alcuni anni fa da una nota sentenza, nota perché riguarda il caso Parmalat, con riferimento agli amministratori non esecutivi indipendenti, cioè quella figura di amministratore che all'interno di un consiglio di amministrazione, essendo indipendente, dovrebbe essere colui che esercita un controllo anche di merito sull'operato degli amministratori delegati. Se volete, la Cassazione è la numero 28.932 del 2011. E qui la Cassazione penale, ancora una volta, dice l'amministratore non esecutivo ha un preciso obbligo di controllo, anche se indipendente, cioè anche se non è legato a una maggioranza o a una minoranza societaria, ha un obbligo di controllo che qua la Cassazione basa su un obbligo di diligenza, a mio avviso è una posizione non condivisibile, perché l'obbligo è quello dell'agire informato, la diligenza è la misura del comportamento, quanto sono stato diligente nell'informarmi. Però, tanto per dirvi come dal punto di vista civile e penale, i controllori, che siano amministratori non esecutivi, che siano sindaci, hanno degli obblighi che stanno diventando sempre più ficcanti, e quindi diciamo che è un'attività che va condotta con una certa attenzione. Aspetto problematico, e poi mi avvio alla chiusura. Determinazione del danno. L'anno scorso
le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 9100 del 2015, forse per tamponare il proliferare di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, sono arrivati a dirci una cosa che al momento crea non poche difficoltà nell'esercizio delle azioni di responsabilità. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha detto che non è più possibile individuare la misura del danno che gli amministratori e o sindaci hanno cagionato alla società nella differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare. Perché il problema era che molte volte il curatore dice: beh, io non sono riuscito a recuperare la contabilità, non mi è stata data. Molte volte l'imprenditore incappa in traslochi che finiscono con la perdita della documentazione contabile, oppure col furto del furgone che stava trasportando da Milano a Roma tutta la contabilità della società. Quindi il curatore dice: io non so ricostruire la vita della società e quindi non sono in grado di individuare l'ammontare del danno che gli amministratori che hanno compiuto atti in violazione dei loro doveri e anche i sindaci possono aver cagionato. E quindi la teoria era quella: beh, a un certo punto facciamo la differenza tra attivo e passivo fallimentare, perché quello fosse l'unico modo per poter individuare la misura del danno. Adesso la Cassazione dice che non è più così, non è possibile ragionare in questi termini, ma è necessario da un lato individuare in maniera esatta il comportamento dell'amministratore o del sindaco che abbia violato la norma, e quindi obblighi specifici, obblighi generici, ben amministrare, obbligo generico, obbligo specifico, non ho convocato l'assemblea, non ho fatto il bilancio e così via. Una volta individuato il comportamento lesivo, devo dimostrare qual è il danno che da quel comportamento è originato. E qui abbiamo la notevole difficoltà quindi di quantificare la montata dei danni. Anche perché la Cassazione dice: se tu non mi dimostri qual è il danno effettivo che è derivato da quel tipo di comportamento, forse ci sarà una ragione di revoca dell'amministratore, ma non di un'azione di responsabilità. Quindi su questo punto io direi che ci dovremmo soffermare come operatori del diritto e come studiosi del diritto, perché in qualche modo bisognerà arrivare a capire come fare a quantificare questo danno in situazioni che molto spesso ne impediscono una concreta quantificazione. Pensate alla violazione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea: quale danno può aver cagionato la mancata convocazione dell'assemblea? Di per sé probabilmente nessuno, a meno che la mancata convocazione dell'assemblea non comporti poi ulteriori eventi che abbiano cagionato danno alla società, che però vanno dimostrati. Concludo solo con una annotazione che è, come si suol dire, di iure condendo, perché volevo solo farvi notare che nella riforma del diritto fallimentare, nello schema disegno di legge delega alla riforma del diritto fallimentare, che fosse conosciuta più come riforma Rorodor, che è uscita un paio di mesi fa, ci sono alcuni aspetti che nella disciplina della futura legge fallimentare vanno a incidere anche proprio sul discorso delle responsabilità di amministratori e sindaci, con alcuni riferimenti in particolare a quello che è il discorso degli assetti, perché a un certo punto, adesso non lo ritrovo ma ve lo riassumo, si dice: attenzione che dobbiamo individuare dei meccanismi di prevenzione o di allerta della crisi, che sono quelli che mancano nel nostro ordinamento. Cioè non possiamo arrivare alla società decotta, perché non ci troviamo nulla. Dobbiamo riuscire a capire come fare ad anticipare lo stato di crisi dell'impresa. E per questo la riforma vorrebbe onerare gli organi di controllo delle società, non solo, anche organismi esterni, ma l'organo di controllo, dicendo che la società deve dotarsi di assetti adeguati, e ritorna quel discorso sugli assetti adeguati, che siano a questo punto adeguati alla rilevazione di eventuali situazioni di potenziale futura crisi, il che non è così semplice da realizzare, ma questa è l'idea del legislatore della riforma. Ringrazio.